Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro bomber nerazzurro. Finita l'area Garibaldi di Pisa, tra Pisa e Pescara 0-0. Partita da forti emozioni da parte del Pescara che è venuto a Pisa mettendo il pullman. Con belle partite. Non meritate neanche la retrocessione, no, 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 no. No, no, ma non meritate la retrocessione. Venite a Pisa, fate un tiro in porta in 90 minuti più recupero. 90 minuti più recupero, facciamo anche in 105 minuti che il recupero è stato bello ricco. Tra andate e primo tempo. Primo tempo e secondo, scusate. Complimenti, complimenti a questo Pescara, grandi. Il Pisa ha fatto tutto, io non posso dire niente del Pisa, io non posso dire niente, ha fatto 16 tiri, ha fatto 16 tiri, 16 tiri, 0-0, sembrava una partita di FIFA, sembra una partita di FIFA. Ma che cazzo stiamo facendo, ma che gli devo dire ragazzi? Anzi, applaudo solo i ragazzi, io li applaudo i ragazzi perché sono scesi in campo, hanno avuto la voglia, hanno giocato meglio dell'avversario, anzi l'avversario non c'era proprio in campo. Che gli devo dire a Pisa? Cosa gli devo dire? Ottimi ragazzi, peccato per il risultato bugiardo, perché questo è un risultato bugiardo da parte del Pescara, che si porta a casa un punto immeritato, si porta a casa un punto di merda puzzolente immeritato. Complimenti che rubate questi punti di merda, anche se il calcio è questo, però complimenti, sapete proprio giocarvi bene le partite. A mettere 6, 7, 8 pullman tra difesa, centrocampo e portiere e tra la porta perché nel primo tempo ho contato un'azione sola qua che siete usciti dal centrocampo, una, due, toh, facciamo tre azioni da dove siete usciti dal centrocampo. Non riuscivate a uscire dal centrocampo, fate schifo, fate schifo. Fate schifo, siete venuti da noi a mettere il pullman. Fate ridere, meritate la retrocessione istantanea. Meritate una retrocessione istantanea, porco di Dio. Porco di Dio, porco di Dio. Meritate di retrocedere all'istante. Che pena, che squadra di merda. Che squadra di merda al Pescara che va a Pisa per fare un punto che nemmeno si aspettava lei. Perché il Pisa l'ha batocchiata sul tasso tecnico e tattico anche. L'ha batocchiata. Non c'è da dire niente. Ai miei ragazzi li applaudo e gli dico che sabato cerchiamo di recuperare questi due punti persi portandoci a casa una vittoria. Che dire, siamo stati sfortunati. Magari l'unica cosa che posso dire è cercare di concretizzare meglio le palle gol. Ma cosa le devo dire? Cosa devo dire? Io dei meriti alla mia squadra e de demeriti agli altri, ma tanti demeriti agli altri. Complimenti. Grazie perché state in live. Vai, fatemi chiudere sto video che è meglio. Che già questi mi sopporto io il pescare non sopporto proprio a prescindere, io mi fanno proprio pena e schifo anche. Bene ragazzi, vi ringrazio a tutti dal vostro bomber, vado a mettere il pullman. Che pezzenti. Ciao ragazzi. Vediamo con questo fine settimana.